A questo punto direi che ci siamo. Qual è la prima parte quando si inizia un restauro? Con cosa iniziamo? Bravo. Smontaggio. Dobbiamo andare a smontare ogni singola cosa. Tutto quello che viene giù, via. Io mi organizzo in questa maniera qua. La macchina è da smontare tutta. Se dobbiamo andare a smontare il parafango anteriore sinistro, qui ci sono tantissime viti. Prendiamo queste bustine qui, mettiamo tutte le viti dentro, in modo che quando andremo a rimontare sappiamo che cosa dobbiamo avvitare praticamente. Scrivi col nastro, parafango anteriore sinistro. Direi che ci siamo, possiamo iniziare a smontare l'Alfa 75 Social Edition. Ma come si smonta un Alfa 75? Non lo so. So che o è vitata, oppure incollata, oppure è d'incastro. Una delle tre. Lì devi essere bravo tu a capire. È chiaro che questo listello qui, guarda, questo qui, secondo me è incollato, quindi prendi una spatolina e ci vai dietro. Al mestolo del mastice qui, figli di... Ma che andi veramente, oh, ma il primo pezzo è sempre così. Allora, alla fine siamo riusciti a cavarla. Questa qui non era una vite, era una mola. Vedi, è una mola stranissima. Ho cavato anche il parasassi, non serviva. Alla fine era il mastice, vedi? Vedi sto punto di mastice? Qua direi che ci siamo. Ora togliamo la musata, direi di togliere i due fanali, due frecce e la griglia. Guarda che ogni macchina è diversa. Questa griglia qui era molto semplice, aveva sta vitina qui che era qua, poi qui negli angoli era d'incastro. Vedi, già qui possiamo un attimo andare ad analizzare i pezzi che sono da cambiare. La griglia va benissimo, non è rotta, non è spaccata. I fanali invece c'è un po' di ruggine, li devo aprire, però li segniamo un attimo sul foglio, poi vediamo anche se poi si riescono a trovare sti pezzi qua. Stavo guardando per il paraurti anteriore, ho visto che è avvitato lì dentro, quindi devo andare da sotto. E qui ci sono tre viti da 13. Sì. Allora, nel frattempo è arrivato un altro alfista con sta GTA. Hai portato anche le paste? Sì, Eh? Sei un grande. Fatto davanti, direi di passare sui fianchi. E qua per togliere questa roba qui, maniglia e barilotto, bisogna smontare la cartella. Tu guarda come faccio io, poi le altre le fai te, va bene? Mastici nel culo ve lo dovete infilare. Qua secondo me come pezzi di ricambio direi di ordinare soltanto la guarnizione della maniglia. Vedi? Tutta sbrindellata, del resto è sano tutto. Sì, diciamo che questa qui è la parte un po' più lunga, quindi fatta questa cartella, facciamo nella stessa maniera anche tutte le altre. Allora, non ci crederete mai, però io avevo finito la birra e guarda chi è arrivato. Io sono Samu. Grande Samu, sei il numero uno. L'avevo notato io sta colatura di ruggine,
Però c'è di buono che il parafango è sano, questo listello qua ha l'anima in ferro che ha preso la ruggine, questo qui è da cambiare. Però alla fine guarda che è un bene, eh? Cambiamo questo e il parafango è sanissimo. Sì, anche questa è marcia. No, questa non la metti mai più in pari, assolutamente. Per quanto riguarda questo spoilerino qui, ho visto che è avvitato, quindi secondo me ci saranno queste viti qui, poi ovviamente ci sarà un sacco di mastice, perché in questa macchina qui il mastice non manca. Ah, ci siamo dovuti mettere dentro perché è iniziato a piovere. E qua ovviamente il mastice non manca, guardalo. Faglielo vedere, Samu. C'è dappertutto. Ah, ce n'è abbastanza, Sì, guarda qui. Come si fa prendere? Sì. Meglio. Per quanto riguarda il paraurti posteriori, abbiamo due viti qui, quelle lì vanno lì dentro, e poi altre due, queste qui di là. Ovviamente le quattro che sono di qua ci sono anche di là. La tua auto, ma c'è una qualità che... Caviamo anche un pochino di guarnizioni e poi il sottoporta che è avvitato qui da qualche parte, eccolo qua, avvitato qui, una vite qui e mi sembra che ci sono un paio di mole lì sotto. Quello è comodo, che... Quando una volta le macchine le facevano bene, guarda, sotto, era tutto ricoperto dalla plastica, io... Vi dico la verità, mi aspettavo un po' di ruggine, invece niente. Qui c'erano delle molle e un punto di mastice. Qua invece abbiamo dei rivetti da cavare. Dove sono? Sono lì sotto. Dei rivetti, abbiamo 4-5 rivetti. Vuoi infilare poi il vostro mastice? Ci siamo ragazzi, è fatta, finito di smontare, ci ho messo 12 ore, si ha messo il mastice, se no lo facevo anche prima. Non era una fase molto semplice, era abbastanza complessa e molto difficile. Prossima fase di questo restauro è quello di andare a raddrizzare, preparare e mettere in fondo.